Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Qual è la fede grande? La fede grande è quella che porta la propria storia, segnata anche dalle ferite, e la porta ai piedi del Signore, domandando a Lui di guarirla, di darle un senso. Ognuno di noi ha la propria storia. Non sempre una storia pulita, tante volte una storia difficile, con tanti dolori, tanti guai e tanti peccati. Cosa faccio io con la mia storia? La nascondo? No, dobbiamo portarla davanti al Signore. Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi. Questo che ci insegna questa donna, questa brava madre, il coraggio di portare la propria storia di dolore davanti a Dio, davanti a Gesù, toccare la tenerezza di Dio, la tenerezza di Gesù. Facciamo noi la prova di questa storia, di questa preghiera. Pensiamo ognuno alla propria storia. Sempre ci sono delle cose brutte in una storia, sempre. Andiamo da Gesù, bussiamo il cuore di Gesù e diciamo a Lui: «Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi».